Degno. Amiche, amici, sono contentissimo. Ho voluto fare questa diretta straordinaria perché non so chi mi segue lo sa che avevo detto, insomma, che mi è successa questa cosa mica tanto bella. Eccoci, ciao, ciao Silvana. Mi è successa questa cosa bruttissima che non auguro a nessuno, cioè mi hanno hackerato il profilo, sono entrati nel mio account Google, mi hanno preso il mio canale YouTube con tutti i video, insomma è stata una situazione un po' di disagio perché non me l'aspettavo, no? Quindi ero abbastanza preoccupato anche perché insomma questi account Google praticamente hanno tutte le informazioni possibili, immaginabili su di te e uno può entrare nel tuo account. Insomma, fra l'altro io non avevo, fortunatamente non avevo fatto la sincronizzazione delle password e con Chrome perché sarebbe stato un disastro. Comunque, siccome sono riuscito a tornare in possesso del mio canale YouTube, del mio account Gmail, quindi le email, pensate, no? Cioè io nel mio canale YouTube, non so, 15 anni di video caricati, tutti i video delle presentazioni dei miei libri, c'è cioè il video di quando ho fondato l'entusiasmologia, il video di quando ho parlato alle Nazioni Unite, insomma, c'avevo tutti i miei video, le meditazioni, i corsi, insomma, un disastro, aver perso tutto e in più tutti gli iscritti al mio canale che erano, cioè sono più di 12.000, insomma, no? Ci ho messo degli anni, per cui quando tu ti trovi che da una mattina all'altra hai perso tutto, insomma, è abbastanza stressante la cosa, no? Quindi adesso, siccome sono riuscito a tornare in possesso di tutto il mio canale bellissimo, ho caricato il video stamattina, il primo video con il mio nuovo canale YouTube, sempre lo stesso, però prima non c'era, era stato soppresso, adesso c'è. Per cui sono contentissimo e siccome quando ho detto che mi avevano hackerato, ho anche detto che se fossi stato capace di riprendermi tutto, avrei fatto un video per spiegare come ho fatto. E infatti lo voglio fare, infatti sono qui a fare questo video perché in realtà se ti succede una roba così è tremendo perché nessuno sa niente, nessuno sa cosa si deve fare, nessuno, cioè proprio un disastro, no? Per cui voglio spiegare che cosa ho fatto. Ah, brava Adele, la meditazione di ieri sera. Sì, perché ieri abbiamo finito, è finito il corso Enthusiasm Lab in diretta online e l'abbiamo finita con una meditazione potentissima. Tra l'altro io, adesso avete visto, no? Sono a Tenerife, oggi è un po' nuvoloso, però si sta da Dio lo stesso e sono a Tenerife perché domani inizierà il corso di entusiasmologia esperienziale qua a Tenerife, che poi vabbè, dopo vi dico, vi spiego, se vi interessa vi dico quello che c'ho in programma. Comunque, primo consiglio per tutti, perché se ti rubano l'account Google, ti rubano praticamente tutte le informazioni, lo usano, fanno queste cose anche per fare scambi di identità. C'è un disastro. Quindi, primo consiglio che voglio dare a tutti, dopo vi spiego come ho fatto a recuperarlo e a riconquistare tutte le mie cose, ma il consiglio che vi devo dare è questo qua. Questa qua. Procuratevi questa chiavetta, perché io ho scoperto che se ti hackerano i canali, se ti entrano, se ti rubano, se tu c'hai sta chiavetta qua, sei salvo. Infatti io quando l'hacker, perché poi vi spiego anche cosa è successo, no? Cioè io ho la mia email ingmarchesi@gmail.com che è associata al mio account Google e il mio account Google c'è tutto quello che è il mondo Google, quindi anche YouTube, il canale YouTube. Se fai attenzione, se fai la sincronizzazione delle password, io fortunatamente non l'ho fatto perché se avessi fatto la sincronizzazione delle password, cioè cosa vuol dire? Che tu se entri col telefonino in Chrome, fai un accesso, memorizza la password, poi tu te la trovi la password anche sul computer, su tutti gli altri dispositivi. Quindi
se tu hai fatto questa cosa qua, se ti entrano nel tuo account, ti prendono tutte le password e questo è veramente un disastro perché accessi anche alla banca, insomma, tutto. Per cui io ovviamente quando mi sono accorto, come ho fatto a accorgermi? Cioè io avevo il telefonino, tra l'altro stavo lavorando sul telefonino, a un certo punto mi viene fuori la finestra che c'è un accesso al mio account che mi chiedeva del cambio password, no? Ciao Elisabetta, cambio password, cioè un messaggio che mi dice che c'è qualcuno che sta cercando di cambiare la password, mi dice sei tu? Io vedo Mantova, io dico, boh, ho pensato, la prima cosa che ho pensato, ho detto, magari è Enrica, la mia assistente, che ha accesso nel mio account, lei sì, ovviamente mi segue tutte le mie cose. Ma era l'una di notte, dico cosa fa l'una di notte ad entrare nel mio account per cambiare la password? Per cui io ho detto no, sei tu? No, ho cliccato no. E a quel momento è successa una roba strana nel telefono, ho cominciato a vedere delle finestre che si aprivano, si è aperto YouTube, come se ci fosse qualcun altro. Cioè, l'ho spento, perché ho detto che sta succedendo, è impazzito. Quando l'ho riacceso, praticamente io non avevo più il mio account. Cioè, no, questi hacker sono entrati nel mio account con la password che non so dove l'hanno presa. Anzi, poi ho parlato con un agente della polizia postale che mi ha spiegato che adesso ci sono questi hacker che praticamente hanno dei software, si dice che sniffano la rete e quando passa qualcosa che sembra una password la intercettano e insomma c'è un disastro, quindi bisogna imparare a proteggersi, no? E quindi io dico no, eppure non lo so come hanno fatto a far passare il sì, però perché io non ho premuto sono io, ho premuto non sono io. Vabbè, comunque, fatto sta che questo è entrato, ha cambiato la password, cioè come se uno ti entra in casa, ti butta fuori e cambia la serratura, no? Quindi ha cambiato la password, ha fatto tutti i controlli di sicurezza che io non avevo fatto, quindi c'è il controllo a due fattori, cioè mi ha cambiato le mail di recupero, cioè, insomma, praticamente il mio canale YouTube, il mio account Inge Marchesi, chiocciola, è diventata sua. Questo qui avrebbe potuto scrivere, fare con la mia email, non so, tutti i contatti. Vabbè. Quando mi sono accorto di sta cosa qua, ovviamente, cioè, cosa ho fatto? No? Ovviamente ho cercato di entrare con la mia password, mi dice la password non è più valida, cerca in altri modi, ho provato tutti i modi, insomma l'unica cosa che mi avrebbe salvato subito se ce l'avessi avuto è questa chiavetta qua, ti prego fallo perché è meglio prevenire che curare e curare è veramente un'ansia, c'è un'ansia. Ovviamente io ho applicato da subito l'insegnamento di Cartesio, cioè qualunque problema lo si deve innanzitutto considerare già risolto. Quindi io sono stato quel mood lì, cioè me l'hanno rubato, io l'ho già risolta questa cosa. Non so come farò, perché non avevo la più pallida idea, però l'importante è mettere la mente e l'attenzione sul problema risolto, sul cosa vuoi, su quello che tu vuoi. Come non lo sai, il come stiamo aperti nel possibilismo, però il cosa è fondamentale. Ovviamente ho bloccato le carte, sono andato in polizia, alla polizia, ho fatto la denuncia, c'è tutto insomma le cose che fai per cercare di pararti se poi questo riesce ad entrare nelle carte di credito, nelle banche, che ne so, no? Quindi ho fatto le cose normali. Però se io avessi avuto questa chiavetta qua, la prima volta che provavo ad entrare e mi diceva che la password era stata cambiata, io provavo un altro metodo e il metodo unico, infallibile e sicuro è che tu abbia questa chiavetta qua. Comprala perché vai su Google Shop, cioè Google Shop, si chiama Titan Security Key, costa 35 euro. E c'è tutta una procedura per installarla e associarla, tu lo devi mettere proprio nella sicurezza del tuo account. Tu lo vai a impostare, sta chiavetta, nella sicurezza del tuo account e quando tu hai sta chiavetta, qualunque cosa possa accadere, te lo rubano, ti rubano l'account, ti entrano nella. Insomma, tu se c'hai questa, la metti dentro e recuperi tutto subito. Per cui, ovviamente, io quando ho scoperto di questa cosa che non sapevo neanche che esisteva prima di averne
avuto la richiesta, cioè se ce l'avessi avuta, insomma, per cui l'ho comprata subito, ho detto la userò appena riuscirò a riavere il mio canale, quindi davo già per scontato che sarei riuscito ad ottenerlo, ho detto metterò anche questa qua, la metterò subito perché questa ti salva, lo ordini su internet, costa 35 euro. Però con questa qua, chiunque ti rubi qualunque roba, dico a livello di identità, a livello di account, a livello di internet, insomma, perché qua ti entrano, prendono la tua identità e poi cosa fanno con la tua identità? Cioè, poi è un disastro, cioè dover passi il tempo a doverti difendere da robe che non hai fatto. E quindi io vi dico, cos'è che ho fatto? Come ho fatto a salvarmi? Allora, primo consiglio che vi do, assolutamente, procuratevi questa cosa qua. Adesso non so io quanto usate le mail, se avete canali YouTube, se avete attività per lavoro, che ne so, però se vi interessa proteggere la vostra identità, io comunque 35 euro di investimento l'ho fatto e adesso sono contento di avere questa cosa qua. Allora, come ho fatto, no? Quindi, ovviamente, la prima cosa ti viene il panico perché no. Cioè, non pensando a tutti i danni che questo ti può fare prendendo la tua identità, ma pensando se è riuscito ad avere la password del mio account, e questo magari c'è la password della banca, delle carte di credito, che ne so, e quindi subito lì ho bloccato, cioè le ho bloccate le carte, no? Però non è neanche riuscito ad arrivare lì. Ovviamente ho chiamato tutti quelli che conoscevo, esperti di computer, informatica, e ho scoperto questa cosa pazzesca. Tutti i giorni ci sono migliaia di canali che vengono hackerati, di account che vengono hackerati, di identità che vengono rubate, e quando succedono queste robe qui, cioè, nessuno sa niente, cioè, nessuno sa cosa. Tutti, cioè, ma anche, ho parlato anche con un agente della polizia postale, no? Lui mi ha detto che sniffano le password. Che ci sono nel wifi o che ne so, per cui neanche lui sapeva dirmi, anzi, mi ha detto se ci riesci poi chiamami, dimmi come hai fatto anche tu. Vabbè, insomma, tutti gli esperti informatici che ci avevo, insomma, alla fine riesco tramite una ragazza che lavora nell'azienda che mi ha sviluppato la piattaforma Fit con Pix, che sono bravissimi. C'è una ragazza proprio che si occupa di questo, del recupero anche quando vengono rubati gli account sui social, insomma. Allora, primo consiglio, sicurezza massima, questo. Secondo consiglio, metti delle password decenti, cioè no, il password Pippo Pippo, quelle robe lì, perché le password, cioè, hanno dei software di intelligenza che si accorgono se in una comunicazione c'è dentro una password, no? Però io non so, quando io sono sul wifi, come comunicano quando io accedo a un sito, metto la password, quella password lì passa nel wifi, non lo so io. Quindi comunque mettete delle password incasinate, anche se considerando l'intelligenza del software che riconosce la password nelle wifi, la password di solito c'ha dei caratteri, c'ha dei numeri, cose per cui magari se tu mettessi una password, una parola normale, computer, e quel software lì non se ne accorge. Comunque, cosa ho fatto? Sono riuscito, pensate a una roba assurda, avrei mai pensato, ci cioè, ho chiesto aiuto, insomma, su Twitter c'è un gruppo che si chiama Team YouTube, ovviamente loro sono specializzati nel caso in cui tu hai perso l'account e l'account è associato anche al canale YouTube, no? Io YouTube ho lo stesso account Google, per cui mi hanno derubato il canale, no? Con tutti i miei video. Quindi questo team YouTube su Twitter, io ho chiesto aiuto, ho mandato un messaggio privato e sono stati veramente meravigliosi, gentilissimi, cioè proprio mano. Allora, prima cosa che ti chiedono il tuo canale YouTube. Se tu hai un canale YouTube e te lo fregano, la prima cosa che devi sapere è qual è l'ID del canale, perché non è il tuo nome, il tuo cognome, il nome del canale. È un codice che ha 30 cifre, caratteri, numeri, lo devi cercare. Quando trovi l'ID del tuo canale, scrivitelo, perché se no, io non sapevo che era l'ID del mio canale, per cui il canale non era più mio, non potevo entrare per vedere qual era l'ID del mio canale. Quindi te che puoi entrare, vai dentro,
e scriviti l'ID del tuo canale. Poi devi avere un'email Gmail alternativa che sia già stata usata, che sia già stata validata, perché la comunicazione avverrà attraverso ovviamente un altro account che tu devi avere. A quel punto mi hanno mandato un link, sono andato dentro in una pagina del Google Creator Support, supporto per i creatori di contenuti di Google, e loro mi hanno veramente assistito, cioè nel senso che mi hanno mandato sempre dei link, dei form che ho dovuto compilare con tutta una serie di domande per cercare, ovviamente a loro interessa capire se te sei davvero te, e quindi cioè, se hai questa lo capiscono subito, se no devi compilare questi form dove comunque ci sono delle domande che sono particolari, perché devi sapere l'ID del canale, devi sapere l'URL ovviamente del tuo canale YouTube, e poi devi avere dei dati, delle informazioni tipo quando hai creato il tuo canale, cioè io che non mi ricordo io quando l'ho creato, Federico. Io non mi ricordo, cioè non mi ricordavo, cioè so che ce l'ho da almeno 12 anni, però voglio sapere la data, il giorno. Per cui queste informazioni qua, tu comunque scrivitele da qualche parte che sono accessibili nel canale, perché il giorno che non riesci più a entrare ti sono utili. Poi mi hanno aperto un case, un caso, no? Hanno aperto proprio, hanno iniziato a indagare per capire che cosa è successo al mio account. E mi hanno comunque fatto fare tutte le verifiche di sicurezza, no? Quindi queste ovviamente io le avevo fatte con l'account che ho usato per comunicare con loro, e poi a un certo punto riesco a rientrare nel canale. Quindi mi l'hanno riattivato il mio canale, però non c'era video, non c'era niente, e invece della mia foto c'era marchio Tesla con invece di chiocciola Marchesi Fabio, che era il mio ID di YouTube, c'era chiocciola Tesla Live Elon Musk, una roba così. Io non so neanche sti hacker qui quando rubano gli account, cosa ci fanno con gli account. Comunque è stato bloccato, ovviamente, quando si sono accorti, loro sono riusciti ad accorgersi che c'è stato proprio un hackeraggio che comunque è partito dalla conoscenza della mia password, non so come hanno fatto a saperla. Fra l'altro, l'hacker, quando è entrato nel mio account, ha cambiato la password, ha cambiato le mail di recupero, ha fatto tutti i controlli di sicurezza che io non avevo fatto. Quindi vi prego, fate tutti i controlli di sicurezza, sono la verifica in due passaggi. Devi mettere il tuo telefono, devi mettere un'email di recupero che poi dopo tu riesci ad accedere a quell'email di recupero lì. E poi ecco, c'è questa che è la cosa più potente in assoluto che puoi fare. Comunque, se tu vai dentro nel tuo account, clicchi sul tuo profilo, vai a vedere sicurezza, e lì tu vedi, puoi fare la spunta e vedi tutte le cose che tu hai fatto per la sicurezza, partendo comunque dal presupposto che una cosa hardware è molto infinitamente più sicura di qualunque altra cosa che è solo software, perché è quello lì, è il terreno dove gli hacker agiscono, no? E quindi sono rientrato nel mio profilo, ho rimesso la mia faccia, ho rimesso le mio ID che era il mio, sul canale era quello lì, quelli di Google hanno rimosso tutta la roba che era stata messa lì, che non so che roba è stata messa nel mio canale, ma quando sono entrato io, cioè, non c'erano i miei video, non c'erano più tutti i miei video, no? Poi ho scoperto, cerca, che me li avevano già rimessi tutti i miei video, tutti, anche quelli di 15 anni fa, tutti, ma li avevo messi come privati, e quindi sono andato io, li ho rimessi, quindi adesso il mio canale è di nuovo operativo, sono contentissimo, e infatti il primo video che ho caricato stamattina è stato un video che non potevo più caricare quando l'ho fatto, che è la presentazione dell'esperienza che vivremo qua a Tenerife quindi il 4 è sabato prossimo, 4 febbraio, e anche per questo motivo io sono contentissimo, quindi domani inizierò questo corso qui esperienziale con un bel gruppo di entusiasti che sono venuti
a Tenerife, faremo un sacco di cose bellissime, potentissime, esperienze sul vulcano, nella caldera, meditazioni, potenziamento reciproco, insomma, applichiamo tutti i principi della fisica quantistica, della filosofia ermetica, insomma, per potenziarci, per entrare, diciamo, sperimentare questo modello quantistico collaborativo non competitivo, che è il futuro dell'umanità. Perché mi chiedi che telecamera usi? È il mio iPhone, questo qui. Sto usando il mio iPhone con le mie auricolari, non è una telecamera. Ah, dici per la Luna? Per la Luna io ho questo è il mio l'attrezzo, insomma, il doppio è quello che userò per trasmettere la Luna piena, che sarà il 4 sera. Noi vivremo l'esperienza da qua, da Tenerife, in un posto magico che c'è qua, e farò anche la diretta online, qui chi si iscrive può partecipare da casa sua in diretta online, vedrà la luna bellissima, perché io col telescopio la manderò su Zoom, al gruppo che partecipa all'esperienza, e faremo questa meditazione bellissima che veramente io godo solo a pensarci, perché so quanto bene fa a farla, cioè quanto bene ci fa a farla noi e quanto bene fa in generale fare questo tipo di esperienza. E quindi vi aspetto numerosi, iscrivetevi, andate su www.entusiasmologia.com e applichiamo sempre il moto di Cartesio: a qualunque problema c'è sempre una soluzione. L'importante è dare attenzione sempre al problema già risolto. Poi, come lo farai a risolvere, non lo sai, lo scoprirai anche tu. Quindi, io ho fatto tutta una serie di cose abbastanza semplici ma particolari. Se non sai come si fa, sei perso. Se avete delle domande, dei dubbi o volete chiedermi altre cose riguardo a come ho fatto a recuperare il mio account, sono solo felice di dirvelo, anche perché informazioni in giro zero, e quindi se ti succede una roba così, resta il fatto che comunque è sempre meglio prevenire che curare. E la prevenzione massima che puoi fare per proteggere il tuo account, la tua identità, il tuo lavoro, i tuoi canali è questa chiavetta qua, Titan Security Key, prodotta da Google, la trovi sullo shop Google. È un investimento che consiglio a tutti di fare, perché conviene farlo. Quindi ci vediamo presto. Andate su www.entusiasmologia.com, iscrivetevi alla newsletter, così tutte le cose bellissime che faccio, corsi, eventi ed esperienze, sarete informati per primi. Ci vediamo presto. Grazie, 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 grazie.